Beh, Doriana Pirozzi è impressionante. La lascio qualche secondo di così di stacco. È impressionante perché, vede, lei è una dimostrazione. A parte che ha 32 anni, che non è una ragazzina, ma io non la conoscevo, non è stato tutto casuale. È merito di Instagram, no? A proposito di connessione. Mia mamma, che non c'è più, le avrebbe detto. In dialetto reggiano, mo la parla bene Clara Casolane, significa come parla bene quella ragazza, no? Grazie. Pazzesco. Lei è la dimostrazione di si può essere accattivanti, affascinanti, ma anche intelligenti. Io diffido molto. Adesso un giorno, vabbè, lasciamo stare, però, vabbè. No, l'ho interrotta adesso. La faccio sorridere, no? Ormai io sono semi disoccupato e a causa dei video, i video vuol dire questo. Resto solo al palazzetto, ormai tutti mi conoscono, io ho detto, ah Vanni, dobbiamo chiudere, non resto solo. Restano altri, ah no Vanni, scusa, ma no, dobbiamo andare, guarda Vanni. Perché l'idea che io vaghi per un palazzetto vuoto, vuoto, è la privacy. Perché il motivo è doppio. Ah! Perché dobbiamo aprire tutta la tua telecamera? Tu non ci paghi, tu non sei nessuno. Uno. Due, ma anche lo spogliatoio vuoto di una finale scudetto, non c'è più nulla, tutt'al più ci sono delle borracce, non c'è il doping, non c'è nulla. E quindi, occhio, c'è Vanni Zaniolo, bisogna persuaderlo a uscire. Perché l'idea che lui vaghi, anche solo che dica, non so. Mondo di M, anche qua non mi lasciate fare un video. Qual è il problema? Beh, e quindi dico, per colpa di queste cose, ho perso delle collaborazioni. Già avevo poco, però insomma è stato il colpo di grazia. Il contraccolpo psicologico è terribile. Un anno e mezzo fa mi volevano ricoverare, se no mi volevano far seguire da diagnosi e cura. Stavo aspettando di arrivare a un ottimo omeopata, poi le chiederò dell'omeopatia in Inghilterra. Poi ogni tanto qualche autogol, perché insomma ci sono delle situazioni che non le racconto, insomma. Però le chiedo questo, il ricovero coatto che subì ad esempio mio papà, propiziato anche da me, da mia mamma, c'era un certo punto in cui, spero non capiti anche a me, ansia, depressioni, ipertensione, il mal di vivere, no? E insomma ci aveva costretto un paio di volte a. In Inghilterra, ecco, in Inghilterra, Doriana Pirozzi, si rischia facilmente. Poi lei sa che ci sono state delle tragedie, no? Federico Aldrovandi in Emilia-Romagna, quindi a Ferrara, questo ragazzo, insomma, non lo so, la vicenda la conosce, no? Quel ragazzo che è stato ucciso in un controllo di polizia, poi c'è il caso Cucchi, eccetera. Com'è la polizia? Sì, com'è la polizia? Com'è l'intervento? Ecco, le dico volentieri, andammo a Miami, mi hanno rubato un portafoglio, l'ho perso, insomma. È stato bellissimo perché hanno scritto type, suspect, il mio. Quindi ero sospetto, capisci? Poi non avevo ancora lo smartphone. Dico, com'è l'azione di polizia britannica, Doriana? Immagini che io allunghi le mani su di lei, di fianco a lei, e lei telefona, no? Per dire, guardate, c'è un intervistatore che è diventato un molestatore, venitemi a salvare. O comunque denunciatelo, no? Ecco. Com'è il tipo di reazione sul discorso protezione, i reati tipicamente contro le donne? Com'è il tipo di intervento, anche la giustizia, no? Com'è tutto questo mondo, Dorianna? È pronta, è preparata, Sì. tempestiva, Quindi direi. le dicono, Dorianna, quello Zagnoli è un poveretto, le ha detto che è un disoccupato, lo perdono, lasci perdere. In Italia, a me è capitato in maniera diversa, non faccio interviste, così ci sono dei ragazzi che vogliono a tutti i costi che gli paghi da bere. Io lavoro gratis a mie spese, ma non mi va di buttare 16 euro per quattro ubriachi che mi hanno detto due stupidate, perché non mi va. Benissimo, è capitato di chiamare la polizia, finché la questura mi ha detto, Zagnoli, guardi,
Non è la prima volta che succede, evidentemente il problema è lei, quindi lei insiste, eccetera, eccetera. La questura non ha piacere di essere disturbata per queste cose. Intendo, mi stanno aggredendo perché il primo passo è mio, nel senso i video, eccetera. Dico, mi è capitato due volte che mi abbiano detto, e poi io ho dato ascolto, guardi Zagnoli, lasci stare, non vada a, come dire, rovinare la filina penale di ragazzi, lasci perdere, così mi hanno detto. In Inghilterra dicono lasci perdere, ci soprasieda, lasci ci facciamo una risata insieme, lo perdoni, come dire, lasci perdere, sì o no? Dipende, io fortunatamente non ho avuto problemi, dipende da quello che... Che succede? Da quello che succede. Ci sono stati... Per esempio, l'unico momento in cui ho chiamato la polizia è che delle persone continuavano a parcheggiare la loro macchina, diciamo, nel prato della mia cucina. Quindi io praticamente avevo le macchine parcheggiate in casa quasi e ho chiamato la polizia e dopo 2, 3, 4 giorni è venuto il comune e ha messo i paletti di legno, quei pesanti, e poi dopo non si è più potuto parcheggiare. Dei vicini facevano un po' di baldoria, accendevano fuoco, barbecue in zone pubbliche, comunali, dove non si poteva. E la polizia è stata chiamata e sono corsi e ovviamente gli hanno detto lasciate stare, andate in casa, bla bla bla, non gli hanno fatto niente, quindi vengono, intervengono, poi penso che dipenda dai casi. Invece quante volte le hanno offerto droga, Doriana? Sì, quante volte è capitato in questi... Quindi no. Sono 8 anni, mai? No, ma non vado, cioè non esco a ballare. Proprio. Invece, come dire, alleggeriamo... Ma la cosa più bella, me l'ha spiegata prima, poi ormai la lascio, dobbiamo finire solo i suoi viaggi, poi... A che ora deve andare a cena, Doriana? Se vuole andare, finiamo dopo. No, finiamo. Perché dopo di cena sono... Ok, mi scusi. No, allora, la cosa più bella intanto, già me l'ha detto forse un'ora fa, no? Ma un'altra, magari se me l'ha già detto, un'altra cosa più bella e meno bella del... No, anzi, cosa le manca di Napoli? Quartiere, questo non me l'ha detto. Di che quartiere è? No, innanzitutto io sono di Benevento. Ah, Sannita, stregona! Sono Sannita, sono una strega. Faccio parte di Bellezza Orsini. Bellezza Orsini era la strega più bella di Benevento. Non la sapevo. Ma ti fa il calcio o non le interessa? Non molto. Ma lo sa che il Benevento sta per risalire con record di punti? Sì, ho visto. Okay. No, sì, cioè, sono aggiornata, ma non... se devo vedere una partita preferisco vederla allo stadio, non in televisione, però non è che sono accanita. Ma Stefania invece va? No? O sì? E di calcio? Allo stadio Santa Colomba, al Vigorito, ci va Stefania o no? Abita a Benevento la famiglia, sì? No, noi abitiamo a Trieste. A Trieste? Sì. A Trieste? Ah, e come vai? Perché ci sarà un centro federale di nuoto, immagino. La società di nuoto. Qual è la società? Lei è Fiamme Oro e Circolo Canottieri Napoli. Ovviamente abbiamo vissuto a Napoli per tanto tempo e poi da Napoli andò a nuotare al centro federale di Ostia e nel frattempo i miei genitori si trasferirono per motivi familiari a Trieste e lei è ritornata a Trieste dove ci sono delle Ma a piscine, allenatori. Benevento avete ancora la casa o no? Sì. Ah, ok. Sì, andiamo ogni tanto. Cosa le manca di più di Benevento? Dello st-
Di Benevento, amici e parenti, ovviamente. Sì, no, quello sì, però intendo la cosa che le manca di più è extra. Extra nel senso... No, io ovviamente ho vissuto la mia adolescenza e il resto a Napoli, quindi vabbè, allora a me manca Napoli, cioè manca sì, la solarità delle persone, passeggiare sul lungomare, il cibo, e le abitudini, cioè il caffè con gli amici al bar, le abitudini, sì, quello mi manca. Però... E continuiamo con il suo giro del mondo. Malta, poi abbiamo dato i voti alle località turistiche campane, poi... Poi diciamo che il viaggio principale fu in America, a Los Angeles. Los Angeles e... 24 anni. Come mai? Era ancora fidanzata, sì. Sì, per così, per turismo, Certo. divertimento. E fu un bel viaggio tra Los Angeles e il Nevada, Las Vegas. Voto? 10. Avanti. Il posto che proprio non lo consiglio e non ci tornerei è la Thailandia. Come mai? A parte che mi sono beccato un virus che mi ha portato tanti problemi. Tanti problemi. C'è il turismo sessuale in Thailandia? Tantissimo. Tanto. E a parte, perché non la consiglia? Sarà stato il posto dove sono andata, magari, però le spiagge italiane sono di gran lunga più belle rispetto a Voto quelle da 4-0. Dove era la località? Era un'isola. È più bella Nisida, quindi quella della canzone. Cosa Mui. Avanti con gli altri viaggi. Singapore è bella. 8. Dove è stata? È, diciamo, al centro di Singapore, visitare la Marina, Marina Bay, eccetera. Centro città. Voto? 8. Voto? Avanti. Ovviamente, stando vicino a Trieste, la Croazia. Voto? L'Istria. Dove andò? Vabbè, di diverse parti, tipo Rovigno, l'isola di Veglia, Zagabria. 8, voto 8 per la costa. Senta, ma che voto diamo, parentesi, all'Inghilterra, che sto facendo qualche titolo, e quindi, no, che voto diamo all'Inghilterra? 7. Avanti pure. Anzi, no, direi 8, perché ovviamente parlo proprio dell'Inghilterra, non di Londra. Ok. Quindi aspetti, allora 8, ma Londra quanto? 7 a Londra, 6? Sì. Ma sì. Londra 6. Avanti. Il viaggio indimenticabile, penso, oltre a quello americano, sia Ponza. Chi? Ponza. Ah, Ponza. Forse sono stato con mia moglie, non mi ricordo benissimo. Non ricordo, okay, non mi ricordo bene. Come mai? Voto? 14. 9, 10, massimo. Col fidanzato? Sì. E perché è così bello? A parte il calore delle persone, l'accoglienza dell'isola, penso che la Ponza Marina sia simile a Procida, come colori delle case, il modo in cui il porto è stato fatto, le macchine piccole, cioè le
le piccole macchinine che passano velocemente, cioè sembra di stare in un film degli anni 60. Avanti pure. Le Canarie, le Isole Canarie. Cioè, siamo stati anche noi alle Canarie. Adesso mi ha dato un'idea. Dopo, perché mia moglie ha le foto sul suo computer. Tra l'altro lei non ama, mentre io amo, lei non ama i video. E dopo darò i voti ai miei viaggi, ma privatamente, pubblicamente. Avanti, le Canarie, 20 date, quanto? Abbastanza. Sette e mezzo. Ovviamente Tenerife, e penso che sia un'isola completa, e mi sono divertito tantissimo. Tenerife Sur. Ecco. E la cosa più bella? Dei viaggi o... No, delle Canarie. Il clima oceanico, che mi ricorda tanto quello californiano. E avanti. Avanti con i piatti. No, ma non è che... Finiti? Sicura? Per il momento che mi vengono in mente, sì. Ce ne sono altri che... Invece... Ma ci quindi penso. Vive da sola adesso, Dorianna? Ciao, fidanzato nuovo? Sì. Come si chiama? Aspetta. No, un po' presto, si sposa. Dopo fra 2 ore mi scrive. Ah, Vanni, una cortesia, quella parte dove... togli tutto. E guarda che ti denuncio se non togli tutto. Mi capita spesso. No, non è nuovo. Cioè, moglie buoi dei paesi tuoi. Quindi è napoletano? Di Trieste. Giuliano. Sì. Come si chiama? Andrea. Anni? 33. Ma è lì con lei, sì? Sì. Nell'altra... Sta lavorando. E che lavoro fa? No, non siamo in diretta, perché io non... No, non ho problemi. Praticamente lavora per un consorzio che collabora con Fincantieri ed è praticamente ingegnere navale. Vi sposate? Io già sono stata sposata una volta, per il momento. Non avevo capito, mi scusi. Non avevo capito. No. Non avevo capito. Sì. No, pensavo... No, anche perché... poi mia moglie non vuole che la citi, ma noi siamo sposati su solo, perché dopo dice, ma non citarmi. Noi ci siamo sposati che lei aveva 21 e mezzo e io 23. Bella. Ma siamo è inconsueto. Lei a quanti anni aveva? Quando, 26. Ma dove l'ha fatta? A Londra? No, in Italia, in Campania. A Napoli? No, dalle mie zone, nelle mie zone, nell'Irpinia. Come si chiama il paese? No, Apollosa, dove mi sono... c'è il rito. E sì, poi sì, il ristorante, il ricevimento. No, ristorante intendo, ma la località dove è nata è Benevento? Apollosa. Apollosa, quindi cos'è? Irpinia, provincia di Avellino, però. No, Benevento. Abitanti pochi. 2005. Ancora i parenti là, sì? Sì, c'ho la nonna, i zii, i cugini. Oh, pochi. Quindi i viaggi li abbiamo finiti, sì? Li abbiamo detti tutti? Ma ho fatto qualcosa in Austria, tipo a Salisburgo. Voto? Sei. Poi? Beh, la Slovenia, perché ovviamente... Dove? Sia Lubiana che Bled. Bled è nota per la canoa. Quanto? 9. No. Bellissimo. Bravo. Gli abbiamo detti tutti? Sì. Sì, più o meno.